la fragilità dell'umanità si espande in questa luce. Ho corso in cima a questa collina per questo spettacolo, mi sono fermato con la macchina per contemplare, per esplorare questa luce davvero divina del Re Sole. Ed è proprio in questo punto che l'occhio si affaccia sul nostro mondo. Quest'occhio sembra ascoltare la mia preghiera d'amore per l'umanità, per questo momento difficile dove Madre Natura giustamente si sta ribellando in tutto il mondo, perché noi abbiamo distrutto, abbiamo inquinato, e io volevo pregare Re Sole, Dio Universo e Madre Natura di perdonarci. Mio Re Sole, mia stella, perdona tutta l'umanità, perché la nostra fragilità è davvero umana. Noi siamo imperfetti, anche se alcuni di noi o molti di noi pensano di essere superpotenti e perfetti, ma non lo siamo. Siamo luce, siamo buio e siamo un momento d'amore, un soffio. Siamo un filo che naviga nel vento dell'immensità. Dio Universo, so che mi ascolterai, perché io in queste nuvole, in questo sole, vedo due persone che si baciano. In alto, su quella luce, un angioletto che bacia un essere umano. Io vedo questo, l'angioletto sospeso con le sue ali, che bacia sopra quel palazzo che vedete, l'unico palazzo, il bacio dell'amore eterno. Ed è questa la benedizione che aspettavo del mio angelo. Dio Universo, grazie per questo segno ancora strepitoso, stratosferico e sublime. Grazie. Alter Infinita.